Ma io credo che Cittadella deve essere bravo a sbagliare delle partite e portare a casa il risultato lo stesso. E questo è una situazione, è un aspetto che invece noi spesso non riusciamo a concretizzare. Quindi quando siamo belli, organizzati, facciamo grandi prestazioni, delle volte pareggiamo perché sbagliamo gol. Quando facciamo un tempo, primo tempo come abbiamo fatto oggi, sicuramente andiamo sotto. Dovremmo essere un po' più bravi a rimanere sullo 0-0 e poi riprendere nel corso della partita e riuscire magari a vincere partite anche dove si parte da situazioni difficili. Però questo è un aspetto sul quale non siamo migliorati quest'anno, adesso mancano 4 partite alla fine, dobbiamo essere oggettivamente obiettivi e cercare di guardare il bicchiere mezzo pieno in questo momento e essere lucidi, riprendere a lavorare e avere soprattutto la capacità di andare a affrontare la prossima partita con un atteggiamento, una voglia, di proporsi diversa rispetto a quella dell'inizio partita di oggi. Doppia faccia è legata al fatto che per riuscire a lottare, per andare a conquistarsi cose importanti, bisogna avere la capacità di crescere continuamente nel tempo e dare continuità alla crescita. In certi momenti noi siamo una squadra che pensa di riuscire a fare determinate cose, non magari applicandoci concretamente o per tutta la partita, e questo è un errore che commettiamo. Abbiamo sbagliato a Salerno, abbiamo sbagliato questa sera, bisogna avere sicuramente la capacità di essere lucidi, di analizzare con attenzione questo aspetto e di cercare nelle prossime partite di avere sicuramente quella voglia, non che è mancata la voglia stasera, perché poi potevamo anche pareggiare la partita. Abbiamo avuto 2 occasioni clamorose con Mancini e Benedetti per pareggiare la gara, però dobbiamo avere la capacità di fare 90 minuti con un altro piglio, e questo è sicuramente un aspetto sul quale in queste partite dobbiamo cercare di porci l'obiettivo di applicarci in modo continuativo per riuscire a fare i 90 minuti con attenzione. E una volta tanto ci è andata anche bene, perché le dirette concorrenti perdono anche loro, quindi la classifica si accorcia per quanto riguarda i play-off. Sì, sicuramente, ma io non guardo gli avversari che hanno perso, e noi siamo una squadra che quest'anno credo ha veramente buttato via tante occasioni per giocarsi la Serie A anche diretta, e quindi quando in un campionato succede in più di un'occasione questo tipo di situazione, vuol dire che qualche colpa ce l'abbiamo anche noi, io per primo. Quindi mi prendo io le mie responsabilità e credo che insieme con i calciatori cercheremo di trovare un finale di stagione per metterci nelle condizioni di trovare risultati e provare a stare dentro questi playoff per poi andarceli a giocare. Non sarà facile, non è scontato, ma proviamoci fino in fondo. Purtroppo la partita è iniziata male, viziata anche da un fallo secondo me che era per noi, e dopo ci hanno fatto gol, però non voglio soffermarmi su quell'errore. È stata una partita che è partita male e è finita ancora peggio. Gli altri risultati ci hanno aiutato questa sera, e prendiamola come un segnale e rimbocchiamoci le maniche. Domenica sarà, secondo me, è una battaglia molto difficile che bisognerà assolutamente vincere. Ecco, hai detto, ci è andata anche bene perché le altre tutto sommato non hanno fatto granché. Però ecco, sarebbe stata una grande occasione per il Cittadella averla vinta sta partita. Sicuramente sì, infatti noi, ripeto, quando iniziamo a fare i calcoli, i conti sulle altre, perdiamo di vista il nostro obiettivo. Noi bisogna pensare a noi stessi e a fare la partita su noi stessi, perché abbiamo dimostrato da altre partite che se giochiamo come sappiamo giocare, mettiamo in difficoltà le prime, come se niente fosse. Quindi bisogna pensare solo a noi stessi e all'Ascoli domenica prossima, senza fare calcoli, poi vediamo l'11 maggio.